E sentire l'inno nazionale all'estero ha un'altra sensazione, almeno personalmente a me. Quindi per me l'Italia è una sola e indivisibile, anche perché c'è stata gente che è morta per creare una sola e indivisibile, soprattutto in considerazione che io è vero che nasco al nord, però mi sento in questo momento più sudista. E adesso lavoro in una piazza che addirittura è un'isola, che è un continente a sé stante. E quindi so che soprattutto il meridione, quello che riesci a ottenere, ci vuole più sacrificio rispetto a quelli del settentrione. Questo è poco ma sicuro, gli altri molto più facile. Però penso che sia anche motivo di grande orgoglio ottenere qualcosa dove magari te la promettono solo. Per questo ci terrei, l'ho detto prima, per la nostra gente, regalargli magari questo sogno assieme a questi ragazzi. È una domanda che faccio sia al mister che a Fabrizio. Avete questa sensazione, forse anche un po' la responsabilità di poter scrivere la storia del Palermo, visto che in caso di vittoria sarebbe il primo trofeo? Vai tu, Fabrizio. Ma sicuramente è quello che vogliamo, è una responsabilità che ci siamo presi e siamo contenti di averla presa. È già un paio d'anni che dico che il mio sogno sarebbe quello di regalare un trofeo o vincere qualcosa con Palermo. Adesso si è presentata l'occasione, quindi ci giocheremo la vita per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Sarà difficile perché secondo me incontreremo una grande squadra, però ci proveremo fino alla fine, quello sicuramente. Buonasera, Paolo Vanini del Corriere dello Sport. Ciao Delio. Sì, vabbè, io mi associo a quello che diceva, ha detto Fabrizio. Dice che fa rispondere Miccoli, allora Eh? dice che volevi rispondere, rispondesse Fabrizio. No, non ho capito. Volevi che rispondesse Fabrizio a questa domanda? No, sai cosa c'è? Che io sono allenatore, ma in campo ci vanno loro, cioè loro sono gli artefici, gli interpreti, soprattutto chi più di Fabrizio, che è il capitano di questa squadra, soprattutto è già diversi anni che è con Palermo e quindi ha vissuto tutto il percorso del Palermo. Io sono arrivato magari da un anno e mezzo, invece Fabrizio più è l'emblema del Palermo e quindi sicuramente lui ci tiene più di altri a regalare qualcosa a questa gente. Comunque, scusami, la domanda tecnica per te, poi ne faccio una anche Fabrizio, è questa. Intanto a qua lo consideri recuperato? Mi pare che stamattina si sia allenato con gli altri e quindi se lo tieni disponibile al 100%. E poi il Palermo è una squadra che ha un'identità sicuramente offensiva, una squadra che fa molto bene in attacco. È lì che pensi di impostare la partita? Cioè nel senso il Palermo deve comunque far male all'Inter oppure è una partita secca, una partita diversa dove ci sono equilibri da tenere differenti? Ma Suagua se è convocato significa che è a disposizione, se no lo lasciavo a casa. E sul discorso della partita di domani, non penso che siamo nella situazione di poter gestire una partita o di fare una partita tattica, non l'abbiamo mai fatto, penso che non sia neanche nelle nostre corde. E siccome non l'abbiamo fatto fino a ieri e non è nelle nostre corde, basta vedere anche la giovane età dei giocatori, noi siamo la squadra, l'ho detto. Più giovani in assoluto in Italia 2 anni rispetto agli altri. 2 anni significa qualcosa di grandissimo nell'ambito. Giochiamo contro una squadra che invece ha sicuramente l'esperienza dalla parte sua. Noi dobbiamo giocare sulle nostre armi, che dovrebbero essere la corsa, l'entusiasmo e l'abnegazione, sperando che basti. Le stesse cose. Fabrizio, di solito la notte prima di partita è così, si dorme molto poco, la si sente tanto. Allora ti domando come la senti, come la stai vivendo e come te la immagini, cioè tatticamente parlando, che tipo di gara dovrete fare domani? Ma diciamo che io al di là della finale dormo poco in ritiro. Prima delle partite dormo poco, quindi anche stanotte penso dormirò poco. Come me la immagino non te lo posso dire, perché io mi immagino qualcosa, spero che andrà come dico io, però me lo tengo per me.
Buongiorno mister. Buongiorno. Riguardo al suo futuro, prima insomma ha detto giustamente che pensa alla partita di domani sera. Le volevo chiedere, visto che comunque vive a Roma, sa perfettamente, si è parlato anche di un'ipotesi, considerando che c'è Walter Sabatini a Roma, di un suo futuro sulla panchina a Roma. Lei ha delle preclusioni, ha delle remore sotto profilo ambientale o come professionista l'accetterebbe? La domanda è bella e posta anche bene, ma oggi non ha senso. È sfortunato. Cioè, nel senso che c'è, oggi qualsiasi cosa ti dicessi non sarebbe di primaria importanza. Oggi, l'ho detto prima, le situazioni personali hanno in questo momento una valenza inferiore rispetto il bene collettivo. Il bene collettivo è il Palermo in questo momento, che si gioca qualcosa di importante in uno stadio nella capitale d'Italia, in uno stadio prestigioso. Poi domani, finita la partita, mi incontrerò con la mia società, almeno per quel che mi riguarda, parlerò col mio presidente, c'è un contratto fino al 30 giugno pur essendo scadenza, e valuteremo quello che è più giusto per Delio Rossi, per il Palermo e per tutti. Fabrizio, scusami, il mister diceva che tu sei uno che ha fatto tutto un percorso nel Palermo. Ti chiedo se all'inizio di questo percorso, che dura da qualche anno appunto, immaginavi un giorno di arrivare ad una finale così importante? E la seconda domanda, se anche la tua vicenda personale, che molti sappiamo essere, diciamo, forse anche al capolinea a Palermo, è passa in secondo piano? Per quanto riguarda la Coppa, forse mai come quest'anno ero convinto di poterci arrivare, perché comunque entravamo già dagli ottavi, avevamo la possibilità di giocare in casa sia gli ottavi che i quarti, come abbiamo fatto, quindi ero abbastanza convinto di potercela giocare e di cercare di arrivare in finale. Infatti così è stato. Per quanto riguarda me personalmente, non domani, come ha detto il mister, è una partita talmente importante che al di là di chi gioca e al di là di chi va in campo è relativo. Dobbiamo essere tutti uniti, tutti insieme, anche chi va in tribuna domani deve cercare di dare qualcosa per quello che è il gruppo. Io quello che mi auguro, al di là che non male, mi farebbe piacere far parte della partita, però quello che mi auguro è, da capitano, alzare questa coppa qua, perché sarebbe un sogno per me e per i nostri tifosi, e penso è l'obiettivo che vogliamo ottenere tutti quanti allo stesso modo. Poi le cose mie personali, io non devo parlare con nessuno, io quello che devo fare ho già scelto e già so quello che devo fare, però non è, come ha detto il mister, non è il momento oggi, ne parlerò poi magari fra 10 giorni, dirò qualcosa, però adesso è tutto, viene tutto secondario, adesso c'è solo la partita di domani, basta. Mister, scusi, cosa pensa di Leonardo, che in 2 anni subito ha avuto l'opportunità di allenare grandi squadre, è arrivato terzo l'anno scorso, quest'anno ha portato l'Inter alla finale di Coppa Italia, lei invece rivendica sempre, no, questa gavetta che ha fatto? Ma io, a Pelle non lo conosco bene, a Pelle mi sembra un'ottima persona. Ha avuto la fortuna, penso, la capacità di allenare il Milan e l'Inter, quindi significa che è all'altezza di Milan e l'Inter. Poi ho grandissimo rispetto delle persone. Personalmente non sono geloso di nessuno, sono contento della carriera che ho fatto, magari di quella che farò. È chiaro che magari ho avuto un percorso più tortuoso, però penso che sia nel mio DNA. Quindi sono convinto che Leonardo abbia tutti i titoli per allenare il Milan, l'Inter, perché chi va in panchina si mette in discussione, di fronte ai risultati, di fronte ai giocatori, di fronte alla tua gente. Poi se uno ha fatto la gavetta o ha avuto un percorso, diciamo tra virgolette, un po' più facilitato, l'importante alla fine è che ottenga i risultati. Secondo me è importante anche il modo con cui si ottengono i risultati, per quello che penso io. Delio,
Corsa, cuore e determinazione potrebbero essere le tre. Corsa, cuore e determinazione. Corsa, con la R. Corsa, cuore e determinazione potrebbero essere le chiavi di lettura che portano questo Palermo a poter vincere. Ma noi anche col Milan eravamo sulla carta, coi campioni d'Italia eravamo inferiori. Poi abbiamo tirato fuori il coniglio dal cilindro. Mi auguro che domani bastino queste cose. Noi ce la metteremo tutto, sicuramente dobbiamo essere all'altezza di tante aspettative. E questo non è facile per chi non è abituato, anche perché tutte quelle persone che vengono intimamente non sono venute per fare la passeggiata a Roma. Sono venuti intimamente perché credono in questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza di quelle situazioni. Sicuramente daremo il 110%, di questo sono convinto. Speriamo che basti. Fabrizio, ciao, volevo chiederti una cosa su Pastore, che diciamo la storia anche recente del Palermo ci insegna. Quello è della Roma, ti chiede tutte cose della Roma. Ci insegna da Luca Toni a Mauri a Cavani, insomma, che quando è il momento il club dà la chance a dei giocatori di misurarsi in altre piazze. Secondo te lui è pronto a misurarsi in grandi piazze o in piazze più grandi del Palermo, intendo, o gli consiglieresti ancora di rimanere, non so, una o altre due stagioni a Palermo? Non lo so, queste sono talmente scelte importanti che uno deve fare con la propria famiglia e con i propri cari. Io quello che posso dire è che penso che Pastore sia pronto per andare a giocare in una grande squadra, a meno che Palermo non lo sia già comunque, o non lo sia diventato un grande club. Comunque vada, non lo so, sono decisioni che deve prendere lui, se restare ancora un altro anno, magari due, cercare di portare più in alto ancora il Palermo, oppure cercare di giocarsela con grandi club, non lo so, per me è pronto, poi sono decisioni che dovrebbe prendere lui insieme alla sua famiglia. Sia per Delio che per Fabrizio, il Palermo quest'anno dall'Inter ha perso entrambe le volte, ma al ritorno è stato in vantaggio, ha giocato una grandissima partita ed è stato ad un passo dall'impresa. Quel tipo di partita può essere un esempio in un senso e nell'altro, è una partita in qualche maniera ripetibile come concetti di gioco, oppure sarà tutta un'altra cosa? Non si affronta. Si affrontano due squadre della stessa categoria, ma non dello stesso livello. Quindi non è un match che sulla carta è pari. E quindi non puoi fare un paragone su una partita che è successa tre mesi fa. Domani sarà un'altra partita. Dipenderà molto chi approccerà meglio, chi avrà più cuore caldo e soprattutto avrà più testa fredda. Fabrizio, gli ha segnato. Io penso che comunque ogni partita è una storia a sé, no? Quindi domani, ripeto, sarà una partita dura, partiamo sfavoriti perché tecnicamente loro sono più forti, però anche noi abbiamo tante possibilità e abbiamo anche le caratteristiche, avendo tanti giocatori bravi, di poterli mettere in difficoltà. Quindi quello che mi auguro, al di là di chi possa giocare, e di, come ho detto prima, di alzare questa coppa. Facciamo ancora una domanda per parte, prego. Sì, ciao Dario, volevo sapere due cose. Una, quanto hai lavorato in settimana sul profilo mentale dei tuoi giocatori? Sul profilo? Psicologico dei tuoi giocatori. E poi tu due anni fa ti eri lamentato del fatto di aver vinto la Coppa Italia ma di non aver avuto la possibilità di fare Pechino. Sarebbe una beffa per la seconda volta consecutiva per te? Ma per rispondere alla prima domanda, sotto il profilo mentale niente, non ho lavorato niente, anche perché penso che si carichi da solo una partita. Per chi non ci è abituato, magari cioè puoi lavorare sul profilo mentale. Cioè, gli altri ci sono abituati, io non c'ho bisogno di lavorare, perché sanno che per loro è la partita. Molti di questi giocatori, mi auguro che ne giocheranno tanti altri, qualcun altro può darsi che sia anche la partita della vita. Quindi l'allenatore personalmente in questo momento
allenando il Palermo, deve non esaltare i toni ma bensì smorzarli. Sul discorso è vero che l'altra volta non ho potuto giocarmi la Supercoppa a Pechino, se l'è giocato un altro, l'ha vinto un altro, come se l'avessi vinta io. Quindi, il bello della vita è questo, che non lo sai cosa succede. L'importante è, ecco, che domani sera noi usciamo con la maglia sudata, se magari vinciamo è anche meglio. Ma ripetere l'esperienza, cioè, lamentarsi per la seconda volta sarebbe una presa, questo volevo sapere, eventualmente. No. Sono altre le beffe, non queste. Facciamo l'ultima. Se ne va dopo. Sì, volevo chiedere a Fabrizio. Fabrizio. Volevo chiedere a Fabrizio se ci ha girato un po' intorno, ma se pensa di giocare da subito domani o no. E cosa ne pensa? Presentimento ce l'ho. Non ho la certezza, ma presentimento ce l'ho. Però, come ho detto prima, spero che vada come penso io, poi, o come immagino. E comunque, ripeto, al di là di chi gioca, forse domani la cosa più importante è alzare questa coppa. E io tante volte mi sono arrabbiato perché non ho giocato, perché venivo sostituito, però domani forse, credimi, è normale che giocare la finale sarebbe il massimo per me, dopo 4 anni di... Che ho visto alti e bassi con questa maglia, però ripeto, anche soli 10 minuti, 5 di chi gioca, l'importante, come ha detto il mister, è cercare di fare il massimo per portare a casa la coppa, perché per noi sarebbe il massimo e il sogno di tutti.